Se anche tu vuoi avere un bellissimo glow up per quest'estate che sta arrivando, ma non sai effettivamente da dove partire o cosa fare, non ti preoccupare perché in questo video ti darò 10 consigli da seguire per avere un glow up al meglio. La prima cosa da fare in assoluto è fare un bel decluttering, quindi fai un decluttering nei tuoi vestiti, nelle tue scarpe, nei prodotti make-up, nei prodotti per la skincare, nei prodotti per la hair care. Butta tutte quelle cose che magari non ti servono più, che non usi più, prodotti scaduti, quindi elimina tutto quello che non ti serve. Seconda cosa da fare, visto che hai fatto un bel decluttering, quindi sei andata a eliminare tutto quello che non ti serve più, vedi effettivamente le cose che ti mancano, le cose super essenziali di cui hai bisogno. Ad esempio, se io dovessi fare shopping in questo momento, prenderei sicuramente magari una borsa in tela da poter utilizzare tutto l'estate, oppure prenderei un bel paio di scarpe da utilizzare appunto tutta l'estate, sia con i vestitini sia magari con i shorts. Quindi troverei proprio un paio di scarpe che sta bene con tutto. Oppure prenderei magari un accessorio che va stra di moda in questo periodo, quindi lo prenderei giusto da poterlo utilizzare quest'estate, quindi magari una collanina, un braccialetto, una cavigliera, quindi prenderei proprio delle cose che non ho, ovviamente, perché ho fatto il decluttering, quindi una cosa che effettivamente non ho che vorrei avere per quest'estate, quindi prenderei proprio quelle cose super super essenziali. La terza cosa che secondo me aiuta tanto è avere una bella vision board con tutti gli obiettivi che volete raggiungere quest'estate. Quindi o fate la vostra vision board direttamente sul telefono, così ogni volta che lo accendete vedete appunto questa vision board e vi sentite molto più motivate, oppure potete direttamente stampare le foto e incollarle magari su una tela che potete tenere magari sulla vostra scrivania o appendere sul muro, così ogni volta che la guardate vedrete tutti i vostri obiettivi che volete raggiungere quest'estate, e magari così sarete anche più motivate. Quarta cosa da fare, prepara una lista con tutte le cose che vorresti fare quest'estate. Quindi magari prepara una lista con 10 cose che vorresti fare quest'estate, quindi magari andare, non so, a fare un giro in barca, oppure andare in montagna, andare in piscina, andare al mare, andare magari a Gardaland, oppure andare a vedere un determinato film perché magari lo aspettate da tantissimo tempo, oppure andare a vedere magari un concerto perché magari vi piace un cantante, quindi preparate appunto questa lista con gli obiettivi della vostra estate, in modo che ogni volta che farete una cosa andrete a eliminare la cosa che avete fatto e vedrete che alla fine dell'estate vi sentirete molto molto bene perché appunto avrete detto: quest'estate ho fatto qualcosa di veramente bello. Quinta cosa da fare è sistemare i capelli, quindi date una bella spuntatina o non bella, date una spuntatina ai vostri capelli, in questo modo andrete a togliere tutte le doppie punte, così i vostri capelli saranno perfetti per tutta l'estate. La sesta cosa è fare la body care almeno una volta alla settimana, e nel fare la body care intendo proprio fare tutti i passaggi, soprattutto lo scrub, perché lo scrub è proprio, secondo me, quella cosa fondamentale che non può mancare assolutamente, perché in questo modo con lo scrub si vanno a togliere tutte le cellule morte che rimangono appunto sulla nostra pelle. In questo modo, eliminando appunto tutto quello, tutte quelle cellule morte, la nostra pelle risulterà molto più liscia, molto più morbida. Settima cosa, utilizzate la crema solare sia sul viso che sul corpo. Io per il viso vi posso consigliare una crema che sto provando da circa un mesetto e mezzo e mi trovo veramente benissimo. Sto parlando di questa qua, di CeraVe, ed è una crema appunto idratante con SPF 30 e io mi trovo veramente molto molto bene. La applico ogni mattina, appunto dopo aver applicato la solita crema idratante, applico anche questa qua e veramente sta molto molto bene anche con il trucco, non unge, veramente ottima. E poi utilizzate sempre anche la crema solare per il corpo.
L'ottavo consiglio che vi posso dare è realizzare dei make-up leggeri ma belli luminosi. In particolare vi consiglio di utilizzare blush e illuminante in crema, ok? Secondo me questi due prodotti in estate vanno assolutamente bene. Allora, volevo farvi vedere anche tutti i prodottini che sto utilizzando io e magari fatemi sapere giù nei commenti se vi potrebbe interessare un video dove appunto mi trucco direttamente insieme a voi, così vi faccio vedere proprio tutti i passaggi che sto facendo. Allora, io in particolare utilizzo una BB cream, quindi al posto del fondotinta utilizzo la BB cream, questa qua di Garnier, e la utilizzo nella colorazione Classic Light e mi piace veramente tantissimo. È proprio una crema super super leggera, però va a uniformare l'incarnato. Come prodotti invece per il viso utilizzo questo blush di Kiko, che il colore mi piace veramente tantissimo, quindi io proprio vado, lo applico così e lo vado a sfumare e veramente mi trovo molto molto bene e poi dà anche un bel colorito al viso, ok? Poi utilizzo questo illuminante, non utilizzo appunto uno in crema semplicemente perché non l'ho ancora trovato, però utilizzo questo qua di The Balm, che è appunto fatto così e mi piace veramente tantissimo. Poi un altro prodotto che sto utilizzando è questa Terra Mix illuminante in collaborazione con Adriana Spink. Questa qua è di Colistar ed è la 22 Sole, ok? Che è fatta così, mi piace veramente tantissimo. Poi utilizzo questo gel di Pixi per andare a sistemare le sopracciglia, matita nera e mascara. Questo qua è di Pupa Vamp e questa matita nera è di Douglas. E per le labbra utilizzo questo lip gloss di Essence trasparente che mi piace veramente tantissimo, anche lui. 9. Fate movimento fisico, fate yoga, fate pilates, andate in palestra, andate a correre, andate a fare le passeggiate, andate in bicicletta e fate le camminate, ok? Quindi fate un po' di movimento. Non dico tutti i giorni, però almeno una volta alla settimana fate movimento. L'ultima cosa, il decimo consiglio, ma non il meno importante, anzi, forse avrei dovuto metterlo proprio come primissima cosa assolutamente da fare è bere tanta tanta acqua, perché bevendo tanta acqua il nostro corpo rimane idratato e così anche i nostri capelli, la nostra pele, tutto il nostro corpo ci ringrazierà, perché appunto verranno eliminate tutte le tossine che fanno soltanto che male al nostro corpo. Quindi bevete tanta acqua. E un'altra cosa che vi posso dare, perché magari se fate fatica a bere proprio l'acqua dalla bottiglia, fate degli infusi. Quindi magari prendete una borraccia, ci tagliate dentro della frutta, quindi magari le fragole, le ciliegie, frutti di bosco, le mele, che sono tanto tanto buone, li mettete appunto nella bottiglia con magari 2-3 cubetti di ghiaccio e bevete questo infuso durante la giornata e vedrete che è molto 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 buono. Questi qua sono stati tutti i 10 consigli che ho voluto darvi per avere un glow up per quest'estate che sta arrivando. Io spero tanto che questo video vi sia piaciuto. Se è così, non dimenticatevi di lasciare un piccolo like di supporto a questo video e se vi fa piacere iscrivetevi al mio canale. Io intanto vi mando un super mega bacio e noi ci vediamo molto molto presto con un prossimo video. Ciao!